incentrare l'attenzione sulla vicenda del pane, che per Pesaro 2024 deve essere il leitmotiv, cioè un simbolo di accoglienza. Quindi io sono stato stimolato da una serie di discussioni che poi sono nei team che stanno lavorando per questa opportunità che è Pesaro, città della cultura italiana 2024. E mi sono ritrovato a parlare con, spesso e volentieri, per affinità elettive, anche per stima, con Daniele Vimini, l'assessore alla bellezza, per far sì che questo discorso potesse andare a finire proprio con questo simbolo che dovrebbe essere il riconoscimento di questo territorio che parte dal mare, di questo lago Adriatico, io lo chiamo così, fino all'entroterra, dove si producono dei pani meravigliosi. Il pane, come chiaramente simbolo di creazione, ma soprattutto è la comunanza intorno a delle pietanze che possa essere un simbolo di un territorio che ha molte cose da raccontare, una sorta di prologo che serve per accogliere la gente che verrà nel 2024, noi speriamo, e questa è una cosa che mi ha affascinato moltissimo. Allora è partita la ricerca, perché sono figlio di fornai e questo è quello che oggi ho cercato di rappresentare dentro chiaramente gli spazi dei musei civici. Quindi ringrazio Daniele Vimini, Marcello Smarrelli e tutto il team che organizza queste iniziative per la cultura, per questa iniziativa molto importante di cui noi, tutto il territorio, dobbiamo capire l'opportunità. Quindi chi è che ha un'idea, chi ha voglia di fare conoscere i propri pensieri rispetto a questa vicenda che dovrebbe accomunare tutti, dovrebbe veramente partecipare di più e vedere che cosa poter fare. Io ho fatto il mio, ho disegnato un mondo, tornando dietro nella memoria, di una famiglia che ha fatto solo roba da mangiare, quindi il pane, il primato di tutte le cose che servono per la sussistenza, ma nello stesso tempo per me è un valore estetico che mi ha permesso di sviluppare delle immagini che vanno oltre alla consistenza di un pane vero e proprio.